Your dark side collides inside. You run as fast as you can, but you can't hide. Buonasera ragazzi, benvenuti su un nuovo video dedicato ad Unreal Engine 4. Allora, stasera parleremo di una cosa un po' più particolare. Avete sentito un po' tutti all'interno del Discord che vogliamo iniziare a fare un community project, ovvero un progetto dove tutti siamo liberi di poterci lavorare in diretta, diciamo così. Cosa significa in diretta? Nel senso che tutti siamo aggiornati del lavoro altrui. Quindi io lavoro su una cosa, Carmelo lavora su un'altra, committiamo i nostri cambiamenti. Ora vi spiego anche così il termine commit, il termine push e il termine pull. Io ricevo i cambiamenti di Carmelo e lui riceve i miei. Allora, come potete vedere, ho già creato la repository. Facciamo F5, refreshiamo. Ok, community project, e abbiamo tutto. Cosa succede? Dobbiamo ovviamente avere un account GitHub. Vi lascio il link in descrizione di GitHub. Dobbiamo ovviamente avere GitHub Desktop e ovviamente Unreal Engine. Quale versione? 4.22.3. Io non cambierò mai versione, ragazzi, dimenticatevelo. Per me sarà sempre la migliore. Quindi 4.22.3 fissa, non si sposta, almeno per adesso. Il gioco che stiamo cominciando a fare, penso che l'avete visto un po' tutti, è in poche parole un gioco simile a Serious Sam. Un gioco simile a Serious Sam. Ma voglio anche lasciare a voi l'opportunità di creare delle modalità di gioco con dei livelli procedurali e della fisica abilitata. Poi ovviamente cercheremo un po' di aiutarci con le idee. Quella delle carrozzelle ora vediamo come dovremmo implementarla. Ma il gioco principale sarà un gioco simile a Serious Sam. Allora, registratevi su GitHub, scaricate il client, loggate con le vostre credenziali. E per entrare nella repository, un attimino la metto pubblica. Se non erro si fa da qui. Non vorrei sbagliarmi, ma c'era proprio un modo per rendere la repository pubblica. Vabbè, vediamo, casomai la faccio dopo questa cosa. Dovevo andarla a cercare, non ricordo dov'è essenzialmente. Comunque, la prima cosa che dovete fare quando arrivate dentro questa pagina della repository è clone or download. Ovviamente fate download a zip e avete il progetto bello e pronto. Se non lo volete fare dal link qui sotto, lo fate da GitHub Desktop, che è meglio. Quindi una volta loggati all'interno di GitHub Desktop potete benissimo linkare la vostra repository qua dentro e scaricarla tranquillamente. Farò un tutorial magari come integrare una repository, eccetera eccetera. Intanto sapete che tutto quello di cui avete bisogno è un account GitHub Desktop e basta. E vabbè, ovviamente Unreal Engine 4.22.3 e scaricare il progetto. Come funziona GitHub? GitHub funziona, come ho detto prima, con commit, pull e push. Apriamo un notepad magari. Ok, fonta, alziamo un pochino la grandezza. Magari una scrittura un po' più carina, Franklin Gothic. Perfetta. Quindi abbiamo il commit. Cos'è un commit? Il commit è uguale a avvisare tutti dei tuoi cambiamenti. Scusate se faccio errori grammaticali, ma non me ne fatto un cazzo. Quindi quando fate dei cambiamenti dovete committare. Quindi, oh ragazzi, vedete che io ho dei cambiamenti. Subito dopo il commit si pusha. Quindi cos'è il push? Il push è dare a tutti questi cambiamenti, quindi mandare a tutti i cambiamenti. Prima di tutto questo bellissimo casino, però, bisogna pullare, ovvero pull. Cos'è il pull? Il pull è ricevere i cambiamenti di tutti. Quindi prima di iniziare a lavorare bisogna pullare, si finisce il lavoro, si committa e si pusha. Cosa succede però? Quando si lavora in blueprint, come nel nostro caso, solo una persona può lavorare sullo stesso BP. Quindi solo una persona può lavorare sullo stesso BP alla volta. Più persone possono lavorare all'interno del progetto, ma solo una può lavorare sullo stesso BP in quel momento. Solo una persona, scusatemi, solo una persona, che cazzo sta succedendo? Ok, solo una persona può lavorare sullo stesso livello,
Quindi solo una persona può modificare quel livello. Non significa che tu devi avere un altro livello per essere, come si dice, per committare e pushare. Potete essere tutti quanti a guardare e lavorare sullo stesso livello, ma, ripeto, non dovete pushare cambiamenti sullo stesso file. Oltre questi due, diciamo, difetti, chiamiamoli così, non credo che ci sia altro da spiegare. Ovviamente Git serve per dare un senso logico a quello che facciamo, ovvero io non è che posso aggiornare il progetto tramite Google Drive, questo lo fa in maniera diretta, quindi io committo, pusho, subito dopo pullo di nuovo perché devo iniziare un'altra task e ricevo i cambiamenti di tutti. So che ragazzi sarà difficile prima, nel senso sarà difficile iniziare a capire come funziona Git, ma purtroppo è obbligatorio. Una cosa importantissima sono i branch. Cosa sono i branch? I branch sono delle copie del progetto dove puoi effettuare delle modifiche tue personali con copie temporanee. Temporanee scrive così, non lo so, ma non mi interessa. Quindi sono è una copia del progetto che ti fai con delle modifiche tue personali, quindi crei un branch. Fai delle modifiche e quando queste modifiche sono ultimate, scusatemi, le pushi all'interno di quel branch. Poi il capo del progetto va in quel branch, vede le modifiche e dice: oh, vedi che queste modifiche sono buone, va bene, le posso accettare. E le mergia, quindi merge, il merge ora vi spiego cos'è, le merge dentro il master branch. Cos'è un merge? Un merge è praticamente unire due branch su un unico branch, che di solito è il master branch, chiamato MB. Cos'è un master branch? Il master branch è la versione del progetto, quindi la copia del progetto che non dovrebbe avere bug, diciamo così. Quindi una release candidate. Ora vi spiego anche cos'è una release candidate. Cos'è un master branch? Ve lo ripeto, è la copia del progetto dove tutti i cambiamenti sono effettivi. Ecco, sono i cambiamenti approvati. La copia dove i cambiamenti sono approvati. Poi c'è la release candidate. Cos'è la release candidate? È la versione del progetto. Il progetto si scrive con una G? Sì, credo di sì. Ragazzi, sono ignorantissimo in italiano. La versione del progetto. Anzi, una. Scusatemi. Una versione del progetto. Scelta per essere pubblicata. Pubblicata o pubblicata? Pubblicata. Vabbè, cazzo me ne fotto. Va benissimo così. Questo file ve lo lascio qui sotto in descrizione, così vi ricordate sempre, e ripeto sempre, quali sono le terminologie, eccetera, eccetera. E vi metto anche una guida su come lavorare. Iniziare a lavorare così. Tipo la guida dei bambini all'asilo. 1. Pullare. 2. Lavorare. 3. Controllare se ci sono bug. 4. Testare nuovamente. 5. Committare. Commit. E 6. Pushare. Questo è proprio tutto quello che bisogna sapere sul source control. So ragazzi che magari chi è esperto in questo ambito, quindi nel source control, nel versioning dei file, ho spiegato il tutto in maniera molto molto basilare, però è l'unico modo, almeno penso, per far entrare in questo mondo gente che non c'è mai voluto entrare o comunque non ha avuto nemmeno l'opportunità di farlo. Io personalmente mi sono buttato su Git 3 anni fa all'incirca, anche di più di 3 anni fa in realtà, però a livello professionale 3 anni fa. E all'inizio mi sono trovato un po' spaesato perché nella mia vecchia azienda c'erano milioni e milioni di branch che venivano mergiati e ricollegati poi al master branch. E vi assicuro che per me è stato molto, ma molto difficile iniziare a lavorare con questo sistema. Quindi spero di essere stato il più chiaro possibile.
E spero anche di non dimenticare nulla qua sotto, tra cui il notepad e i link di GitHub. Detto questo, inizieremo tutti quanti a lavorare sul progetto quando si può. Vi spiegherò tutto all'interno del Discord, perché per lavorare all'interno del progetto io ho l'obbligo di chiedervi di ovviamente essere su Discord, perché ci sarà un channel dedicato a chi prende quale file. Quindi io sto prendendo il first person character, lo comunico a tutti. E quando lo rilascio, quindi quando lo committo e lo pusho, dirò a tutti quanti: ragazzi, vedete che questo file non è più in uso, quindi per favore, se qualcuno deve fare delle modifiche, fatele adesso. Vi ricordo sempre, ognuno può lavorare solo su un BP e sullo stesso livello. Tutti potete avere il livello aperto, ma non dovete modificare tutti insieme il livello, solo una persona lo può fare. Ci saranno delle task, ora ci organizziamo in maniera corretta. Un'altra cosa che vorrei dire a tutti, perché molti me l'avete chiesto: ah, ma chi magari non è esperto di UE4 saremmo un peso e di qua di là. Probabilmente sì, è vero, non che siete un peso, ma che sarete più lenti, ecco, diciamo così. Infatti, ho deciso di dare a tutti l'opportunità di lavorare all'interno del progetto. Ma ovviamente, ragazzi, io non sono pronto a, come si dice, accettare tutti i cambiamenti. Solo i cambiamenti validi verranno accettati. Questa è una cosa che ovviamente penso riuscite a capire. Non posso accettare tutto in maniera randomica. Sarà fatto con un criterio logico. Detto questo, sistemo il file nel frattempo. Detto questo, vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. E vi ripeto, per chi vuole iniziare a lavorare nel progetto, dovete ovviamente essere sul Discord. Anzi, questo file ve lo aggiungo proprio nella directory del progetto. Proprio quando scaricate il progetto ce l'avete proprio nella cartella. Io vi saluto e ci sentiamo su Discord.